Ciao a tutti cari amici Tech Station, oggi presentiamo uno degli ultimi notebook prodotti da MSI con all'interno una GPU Nvidia GTX 800M Series. Si tratta del GE72PE Apache Pro. Il suffisso Apache Pro sta proprio a indicare il design e l'ergonomia di questo notebook, che pur essendo un 17 pollici presenta uno spessore molto ridotto, chiaramente non equiparabile all'ultrabook, però probabilmente se confrontato con altri notebook della stessa fascia il suo spessore probabilmente sarà sempre il più basso. Per quanto riguarda invece le specifiche hardware, abbiamo una CPU Intel i7-4700HQ, si tratta di una versione leggermente migliorata della 4700MQ, infatti ad esempio la frequenza in turbo boost della grafica integrata HD4600 arriva fino a 1,2 GHz, al contrario della grafica integrata del 4700MQ che è leggermente più bassa. Per quanto riguarda invece la memoria RAM, abbiamo ben 16 GB di RAM DDR3 a 1600 MHz. Abbiamo ovviamente, come anticipato, una GPU Nvidia che è grafica dedicata, una GTX 860M con un chip grafico identico alla scheda video desktop GTX 750T, quindi un chip GM107 con architettura Maxwell. Per quanto riguarda invece lo storage, abbiamo due archiviazioni di massa. Il primo è per l'OS, che è un SSD MSATA Toshiba da 128 GB, mentre altri 750 GB sono all'interno di un hard disk meccanico da 7200 giri, ovviamente SATA 3. Per quanto riguarda invece l'audio, è affidato a due altoparlanti più un subwoofer direttamente prodotti dalla Dynaudio, mentre invece il touchpad e la tastiera sono stati prodotti per conto di MSI direttamente dalla SteelSeries. Invece, se andiamo a occuparci della parte internet, abbiamo una scheda di rete LAN e Killer E2200, si tratta di una scheda di rete prodotta specificamente per i videogiocatori e consente di migliorare al massimo il trasferimento di pacchetto dati durante il gioco online. Mentre invece per quanto riguarda il wireless e il Bluetooth, ovviamente abbiamo anche qui due antenne predisposte proprio appunto per questo compito, e infine abbiamo anche una webcam da 2 megapixel. Per quanto riguarda l'aspetto esterno del notebook GE72PE Apache Pro, abbiamo uno schermo Full HD con risoluzione quindi 1920x1080p a 60 Hz. Si tratta di un monitor molto brillante, abbiamo testato e dedicato un'intera pagina a questo monitor, potete visualizzarla sul link in basso al video. Abbiamo poi una parte laterale destra che presenta un'uscita USB 2.0, un masterizzatore e lettore DVD Blu-ray ROM, abbiamo un'ulteriore uscita USB 2.0 con la tecnologia Supercharger, quindi consente la ricarica più velocizzata dei dispositivi mobile, poi un'uscita VGA gestita dall'Intel HD4600 e ovviamente l'uscita LAN Ethernet per collegare il portatile alla scheda di rete Killer E2200. Mentre invece sul lato sinistro abbiamo uno slot Kensington Look, l'entrata per l'alimentazione che è assicurata da un adattatore esterno da 120 watt, una griglia per l'uscita dell'aria di dissipazione del notebook, un'uscita HDMI gestita in questo caso invece dalla GPU Nvidia GTX 860M, due slot USB 3.0 e ovviamente due slot da 3,5 mm, uno per microfono e uno per cuffia, e in ultimo chiude il multilettore di card SD. Per quanto riguarda invece la parte interna,
abbiamo ovviamente la tastiera SteelSeries, due bottoni in alto a sinistra, uno per l'attivazione della tecnologia Cooler Boost, un altro per switchare i diversi profili della SteelSeries, e invece sulla destra, sempre in alto, troviamo il tasto di accensione e spegnimento. Mentre invece sulla parte proprio frontale del portatile abbiamo tutti i LED per le informazioni che vengono direttamente date dal portatile MSI. Il portatile MSI GE72P Apache Pro presenta numerose tecnologie al suo interno proprio per dare il massimo all'utenza gaming. Il primo è ovviamente la tecnologia SteelSeries Engine, che consente di personalizzare al massimo sia a livello di combo sia a livello dei LED colorati la tastiera del notebook. Infatti si possono colorare con qualunque tipo di colore RGB tre porzioni differenti, la parte sinistra, centrale e destra della tastiera. Si possono creare anche vari effetti molto divertenti sempre utilizzando i LED della tastiera, e ovviamente, come anticipato, è possibile in qualche modo creare delle combinazioni che servono soprattutto agli utenti che utilizzano in maniera molto spasmodica la tastiera per il gaming. Per quanto riguarda invece altre caratteristiche, altre tecnologie, abbiamo ovviamente la tecnologia SuperRide. Ci preme sottolineare che in questo caso la scelta commerciale è stata quella di produrre e distribuire un notebook GE72P Apache Pro senza la tecnologia SuperRide attivata, cioè sostanzialmente l'SSD attraverso il quale è possibile effettuare un RAID 0, che sostanzialmente il Super RAID di MSI, non è presente, ne è presente solamente un'unica unità. Quindi ovviamente poi sta all'utente eventualmente creare un upgrade sul proprio portatile e quindi aggiungere un ulteriore Toshiba 128 e quindi in quel modo attivare questa tecnologia che non è presente ma è attivabile tranquillamente. Per quanto riguarda invece altri tipi di tecnologia, abbiamo la tecnologia Cooler Boost, che è appunto questo bottone in alto a sinistra, consente di aumentare la velocità della ventola interna e quindi migliora la qualità di dissipazione tra il 5 e il 10% ovviamente dopo la sua attivazione. Un'ulteriore tecnologia è l'Audio Boost, che è direttamente interconnessa con il software Sound Blaster Cinema, preinstallato ovviamente all'interno del sistema operativo del portatile di MSI. Consente di equalizzare nella maniera perfetta e in maniera dinamica il suono uscente dagli altoparlanti, e comunque questa tecnologia prevede anche l'equalizzazione su gli altoparlanti o le cuffie che vengono collegate direttamente dallo slot da 3,5 mm. Quindi non è una tecnologia dedicata esclusivamente agli altoparlanti interni al portatile, ma può essere anche sfruttata anche con altoparlanti o cuffie esterne. Per quanto riguarda ulteriori tecnologie, ovviamente la Killer LAN E2200, che consente di migliorare il trasferimento di pacchetti dati eliminando software che vanno durante il game online a interferire nella banda disponibile, e poi ovviamente anche la tecnologia Matrix Display, che consente di montare due monitor oltre a quello presente all'interno del notebook, quindi creare un sistema a tre monitor. Abbiamo effettuato una serie di test, lo potrete notare sull'articolo che trovate link in basso al video. Questo notebook si è veramente guadagnato tutti i punti che abbiamo assegnato al prodotto, cioè 5 stelle su 5, poiché presenta un bilanciamento prestazioni, efficienza, costo sicuramente tra i migliori sul mercato attualmente. Per quanto riguarda invece ovviamente i grafici e tutte le informazioni tecniche del caso, vi rimandiamo sempre al nostro link in basso. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo alla prossima video review. Ciao!